Telefoni a Diamantis. Ha detto di no. Hanno detto tutti di no per solidarietà. Solidarietà, eh? Mi fanno ridere la solidarietà. Professore, per favore, telefoni alla dottoressa Anatoli. Le dica che accetta le loro richieste. No, mai. Ma da solo lei, che fa? La peralgina non è servita, i dolori sono ripresi. Deve fare qualcosa, non può lasciarla morire così. Io faccio chiamare un'ambulanza, bisogna portarla in ospedale. No. Faccia preparare invece la sala operatoria. Ma professore... Faccia come le ho detto, è un ordine. Colica renale, diagnosi difficile. I sintomi sono simili a quelli dell'appendicite, della colicestite acuta, della pelviperitonite, della pancreatite, occlusione intestinale, ernia strozzata, torsione di cisti ovarica. Pronti? 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 Sì, scusi, professore. Venga, venga, signorina Fabiani. Che aveva paura che scappavo così, vestito da matto? Venga, venga. Si accomodi. E allora, vogliamo vedere a quanto ammonta? Ecco, questa è la somma esatta di quanto ci è dovuto. Azzari. E che sorte queste voci, intervento di prima categoria, supplemento notturno. Perché? Ha qualcosa da obiettare? No, 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 per carità, dottoressa. Me ne guarderei bene io. Io non posso che ringraziare. Ecco. Grazie, dottoressa Fabiani. Ma le pare. Grazie a lei e a quel grande luminare della scuola romana.